Oggi vediamo ciò che il nostro libro Impossibile a Dio ha per noi. Nella spiritualità genuina c'è maggior speranza di salvezza per un peccatore pentito che per una sfrontato ipocrita. L'uomo di oggi pecca di ipocrisia, vive di contraddizione e falsità, manca di discernimento, oppure è semplicemente confuso, superficiale, idiota. Egli si dichiara cristiano, ma non segue i precetti di Cristo. Adora Dio e nello stesso tempo maltratta, profana le sue creature e il suo creato. Questa è la peggiore ipocrisia dei nostri tempi. Il grande paradosso dell'ipocrisia è che gli ipocriti credono di essere dei santi. L'antidoto dell'ipocrisia è l'umiltà, che deriva dalla constatazione che siamo stati impastati tutti con lo stesso fango. Siamo tutti peccatori. Se non siamo diventati dei malfattori, dei bugiardi, dei ladri, dei fornicatori, è solo per grazia di Dio. Nessuno è veramente e completamente perfetto, ma se soltanto pensa di esserlo, è un ipocrita. Bisogna sforzarsi, adoperarsi, sacrificarsi per essere se stessi, per migliorarsi con l'aiuto divino e fraterno, e per non correre il rischio di essere un sepolcro imbiancato, un istrione o una testa vuota.